dicendo la parola corretta, welfare state. Che cosa significa? Che cos'è questa parolona? Letteralmente intendiamo proprio stato assistenziale, o meglio, un sistema politico-amministrativo che si occupa di soddisfare i bisogni e il benessere, di raggiungere il benessere dei cittadini. In realtà, per capire il valore di questa parola, potremmo anche chiamarlo stato della sicurezza, come a dire che la sicurezza è un qualcosa che ci fa stare tranquilli, un qualcosa che comunque ci dà serenità. Il welfare nasce proprio per questo, nasce per rispondere ai bisogni dei cittadini, ai bisogni delle persone che appartengono allo Stato. Cosa sono i bisogni? Che cosa intendiamo anche con questa parola? Bisogni, andando così a ritrovare anche in quelli che Maslow identificò come bisogni fondamentali e primari, sono tutte quelle necessità che l'essere umano richiede per star bene, per migliorare la sua qualità della vita. E quindi sono bisogno di fame, bisogno di occupazione, un bisogno di salute, un bisogno di appartenenza, un bisogno di famiglia. Quindi sostanzialmente sono delle necessità senza le quali l'essere umano non sarebbe sicuro, appunto. Il welfare, così come lo conosciamo oggi, in effetti non è sempre stato così. Addirittura qui in Italia, se parliamo di circa 200 anni fa, nacquero allora le prime, così, primitive organizzazioni di welfare. Pensiamo agli istituti di beneficenza, agli istituti di carità, no? Venivamo dal Medioevo, quindi una situazione dove la Chiesa era onnipresente. Nel tempo, finché arriva la nostra Costituzione italiana, finalmente lo Stato entra di diritto come protagonista del welfare, quindi il soggetto che è garante dei diritti e quindi del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Quindi una figura centrale che per molti anni avrà lo Stato. Fino poi agli anni 70, dove entrano, c'è in qualche modo un decentramento. Cosa vuol dire? Sostanzialmente che sono le regioni, saranno le regioni da allora a occuparsi di welfare, ad avere questa funzione che è sociale, che è sanitaria ed è della famiglia. Le regioni sono da allora, infatti, che sono i principali responsabili della gestione del nostro welfare e quindi del soddisfacimento dei nostri bisogni. È chiaro che oggi la situazione è ancora notevolmente mutata. Perché questo? Perché la società cambia, la società evolve, ma soprattutto perché in questi ultimi anni, parliamo soprattutto dagli anni 90 in poi, sostanzialmente intanto sono cresciuti tantissimi i bisogni di cura, il bisogno di cura. Ed è una cura che cambia, sono bisogni che si fanno sempre più complessi, nascono nuove fragilità, nascono nuovi rischi che ci portano ad avere nuovi bisogni. Facendo un esempio, pensiamo alla ludopatia. Fino a pochissimi anni fa nessuno sapeva neanche che cosa fosse. Se io, ecco, giocavo d'azzardo, risolvevo la cosa dentro casa e finiva lì. Oggi è considerata una vera e propria patologia. Questo ci fa capire come in qualche modo un problema interno della famiglia è diventato un problema di welfare territoriale e regionale. Chiaramente, oltre quindi a bisogni complessi, sempre più diversificati, hanno fatto sì che lo Stato ha investito tantissimo in questa situazione, quindi creando un numero di servizi infiniti e oggi tantissimo frammentati, tantissimo diversificati proprio perché i bisogni sono tanti e diversi, creando così anche una sorta, un fondo di perdita un po' di umanizzazione dei servizi e soprattutto con una grossa difficoltà di sostentamento economico. Oltre a questo, il nostro welfare oggi è cambiato perché è cambiata la società. L'andamento demografico è chiaramente modificato negli anni, no? Pensiamo all'avanzamento d'età. Oggi la popolazione anziana che giustamente cresce, ma che comunque comporta un investimento della famiglia, del welfare, dello Stato, poi vedremo anche di altri attori, che è decisamente molto rilevante, quindi un'età che si allunga. Oltre a questo, il nucleo centrale e quasi come essere un soggetto fondante del welfare di oggi è la modifica del nucleo familiare. Esistono diversi tipi, tipologie di nuclei familiari, monoparentali, famiglie allargate, ma soprattutto quello che oggi è tantissimo cambiato è il ruolo della donna. Sono passati tantissimi anni da quando sentivamo parlare del cosiddetto breadwinner, no? Dell'uomo che portava a casa il pane. Oggi è invertita questa situazione, è la donna che sorregge gran parte del nucleo familiare, che lavora, che si occupa dei figli, si occupa degli anziani che ha dentro casa. Quindi
Ecco che è un vero e proprio pilastro del nostro welfare. Questi fenomeni demografici, socioculturali, politici, economici hanno fatto sì che di fatto il welfare, nel welfare, nella organizzazione del welfare, lo Stato si entra, ma è in parte in forma residuale. Sono entrati oggi tantissimi e diversi altri attori. Primo fra tutti un mercato sociale. Che cosa intendiamo? È chiaro che se io ho un minore, ho un bambino che devo in qualche modo quando lavoro lasciare da qualche parte, ecco che mi rivolgo, se il nido pubblico è occupato, c'è una lista d'attesa, mi rivolgo a un nido privato. Se ho un anziano in casa, ecco che o vado in lista d'attesa per una casa di riposo pubblica, e parliamo di liste d'attesa ancora lunghe, posso rivolgermi a un mercato di grandi aziende, di cosiddette società per il benessere che hanno case di riposo private. Pagamento. Ma posso anche nel mio piccolo decidere di chiamare una assistente familiare, una cosiddetta badante, e pagarmi io famiglia un mio mercato. Quindi una defamiliarizzazione si chiama. Quindi le famiglie si rivolgono al mercato perché in qualche modo il residuo che lascia lo Stato non basta più. Oltre a un mercato, quindi profit sostanzialmente, in questa organizzazione del nuovo welfare c'è anche un privato sociale, un terzo settore. E di questo fanno parte tutte quelle cooperative, quelle associazioni di promozione sociale, quelle associazioni anche di volontariato, che quindi non sono a fine di lucro, ma che hanno un ruolo anch'essi da protagonisti, perché sono anch'essi, partecipano in qualche modo alla creazione e organizzazione del welfare, assieme al mercato e quindi al profit, e assieme allo Stato, quindi alla Regione. Ultimo, ma non meno importante, un po' come noi volessimo immaginare il welfare come un tavolo con tanti, gambi, zampi che si devono sostenere. Ogni gambo sostanzialmente aiuta l'altro, e quindi quando ne viene meno uno, ecco che l'equilibrio deve essere mantenuto, un po' come su una zattera, ci si sposta insieme. E quindi un nucleo che oggi, sul quale pesa tantissimo il soddisfacimento dei bisogni, no? Abbiamo parlato di un welfare che passava dalla carità alla giustizia, oggi è un welfare che oggi è tanto di tipo familiare. Cosa vuol dire? Che attorno alla famiglia si sono creati quelli che oggi chiamiamo reti informali, che sono gli amici, sono i parenti, sono i vicini di casa, sono associazioni, o meglio, mutuo aiuto tra famiglie che condividono lo stesso problema e che lavorano insieme per soddisfare i bisogni. Devo portare mio figlio, a scuola, io non riesco perché ho un lavoro lontano, chiamo il vicino, ho mio nonno a casa. Arrivo dal lavoro più tardi, il mio amico, il mio parente, il mio cugino mi aiuta e io magari faccio qualcosa per lui. Ecco che quindi sostanzialmente il nuovo welfare nel quale ci troviamo deve rispondere anche a questi nuovi bisogni, a questa nuova dinamicità. Pensiamo che appunto questa insostenibilità economica è attuale. In Italia, nella nostra regione, circa il 63% della spesa sociale va addirittura ancora in previdenza, in pensioni. Quindi già capiamo quanto questo squilibrio già di per sé nel funzionamento si crea. Sostanzialmente crescendo poi anche i bisogni, le fragilità e i rischi, ecco che aumenta notevolmente la difficoltà di mantenimento. Per concludere, diciamo che sostanzialmente il nostro welfare oggi ha bisogno è orientato anche a un welfare di tipo generativo. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui tu sei aiutato perché trovi soddisfatto un tuo bisogno, dovresti dare qualcosa di tuo, no? Questo tuo che diventa un bene comune che va sostanzialmente suddiviso e condiviso degli altri. Redistribuisco, rigenero e ridò in mano.